è il video del locale vuoto, quanti metri sono? 3500 metri. Prima di entrare ci hanno detto comunque tutte le raccomandazioni di tenere la mascherina e il distanziamento, però poi eravamo troppi dentro e poi ballando comunque anche al bar per prendere i drink non è semplice. Dentro il locale mi è sembrata una situazione controllata. Beh, è una bella domanda, perché comunque è una discoteca, giovani. Si pensava chissà quanta gente ci dovesse essere, invece c'è stata tutta sta gente alla fine. Quante persone c'erano dentro il locale secondo te più o meno? Io non lo so, non vorrei sparare un numero, però penso che sui 8-900, penso di sì. Ma tu il test l'hai fatto perché eri alla serata al Malaspina? Sì, ma era una serata tranquillissima, passata con gli amici, normale. Comunque il locale è all'aperto, abbastanza grande, quindi... Tu lavori al Malaspina? Spina. Faccio la PR. Secondo me è stata anche un po' esagerata la reazione, perché hanno fatto i controlli, misurano la febbre prima di entrare, hanno disinfettato di nuovo tutto, stanno rifacendo i controlli, infatti io sto qui, ci sta anche il proprietario del locale a fare il tampone. Noi abbiamo fatto rispettare quella che era la normativa attuale. Su 3500 metri di locale c'erano 400 persone, è come se in un bar da 100 metri ce ne stanno 10, è la stessa proporzione. Più che far rispettare la normativa, dalle mascherine all'ingresso, gel, temperatura, noi non possiamo fare. È il video del locale vuoto, quanti metri sono? 3500 metri. Se entra un ragazzo asintomatico che viene dalla Sardegna, come tanti stanno arrivando oggi dalla Sardegna, che in quel momento è asintomatico, ma che il giorno dopo manifesta sintomi, fa il tampone positivo, purtroppo la responsabilità non è del locale, non è del gestore. Il gestore deve far rispettare le regole, è giusto. Ma poi se il ragazzo è asintomatico non è neanche colpa del ragazzo, cioè, a questo punto con chi ce la vogliamo prendere? Secondo te è stato giusto riaprire i locali? È chiaro che te da gestore... Io dico che in Italia a maggio stavamo tutti bene, quindi riaprire i locali in Italia non sarebbe stato un problema. Il problema non è l'Italia, il problema sono i ragazzi che sono andati fuori, che stanno ancora con paesi dove ci sono ancora contagi alti. O qualcuno doveva dire a tutti quanti: ragazzi, quest'anno le vacanze si fanno in Italia, andate a Gallipoli, andate a Riccione, apriamo i locali noi, non facciamo entrare nessuno, e allora saremmo stati tutelati. Ma così non è colpa dei locali, cioè, che poi sono quelli che pagano di più le conseguenze oggi, è altro discorso, ma non diamo la colpa solo ai locali, perché fondamentalmente non è così. I locali hanno aperto un mese e mezzo fa, i casi stanno esplodendo oggi. Anche con le tue amiche non hai avuto dubbi del fatto che fosse il caso magari di andare in discoteca? Non hai pensato? Sì, ascolto tutta la polemica che c'è in questi giorni, no? Che comunque siamo degli sconsiderati, no? Però non bisogna ora dare tutta la colpa a noi, perché qualcuno le discoteche le ha aperte. È normale che comunque chi lavora e lo devi mettere in condizione di lavorare cerca di fare il meglio che può, però cioè, o dai delle direttive e le fai fatte bene, oppure dopo che succedono certi accadimenti non puoi dire no, ma l'avevamo detto, quando poi non è stato così. Ma come ve la state vivendo voi adesso? Siamo molto preoccupati e sicuramente ci sarà più consapevolezza dopo un'esperienza, dopo che lo vivi, insomma, lo capisci di più.